benvenuti. Mazzinghi. Benvenuti ai punti. Mazzinghi per capo. Per me benvenuti a capo. Benvenuti ai punti. Mazzinghi. Perché a me sembra più quadrato in quanto ha fatto diversi combattimenti in più di benvenuti anche all'estero e penso che vinca lui. Per i due procuratori vale invece il pronostico di Scuderia. Sono il manager di Benvenuti e come tale il mio giudizio potrebbe anche non essere obiettivo, ma nel dire questo sono confortato anche dal giudizio di molti tecnici. Ritengo che Benvenuti possa battere Mazzinghi, in quanto il mio amministrato è più tecnico e questo, ripeto, lo confermano tutti, e come potenza non credo che sia inferiore al Mazzinghi. Se poi consideriamo i record dei due pugili, non ho dubbi sul risultato. Per me, ripeto, Benvenuti sarà il nuovo campione del mondo. Io sono convinto che vinca Mazzinghi ed è logico che il procuratore di Mazzinghi la pensi così, altrimenti l'incontro non l'avrei fatto. Sono convinto perché l'abilità, la scherma, due doti che Benvenuti ha indiscutibilmente, dovrebbero essere annullate da Mazzinghi, il quale in più occasioni è riuscito a dimostrare, particolarmente all'estero, di sapersi adattare alla scherma degli avversari e riuscire a imporre la propria potenza, e lo dimostrano gli eccezionali risultati ottenuti. Pertanto la vittoria di Mazzinghi dovrebbe scaturire, oserei dire, anche con una certa facilità. Ma la sera del 18 giugno Sandro Mazzinghi e Nino Benvenuti, o Nino Benvenuti e Sandro Mazzinghi, se più vi aggrada, saranno soli sul ring di San Siro, uno di fronte all'altro, coscienti più che mai in questa circostanza che la dura legge del ring vuole un vincitore. If you really want to know the truth, I'm doing fine. 17 decisions in a row and only 5 on points. Con questo scientifico knockout, la sera del 18 giugno sul ring di San Siro, Nino Benvenuti abbatteva un idolo popolare come Sandro Mazzinghi, togliendogli il titolo mondiale dei medi junior. Ora i due pugili stanno per incontrarsi nuovamente e ancora una volta il pronostico dei tecnici indica. Nella serie I campioni leggendari della box, questa puntata è dedicata ad un incontro valevole per il campionato del mondo dei pesi medi. Carlos Monzon contro Emil Griffith. È la seconda delle due sfide tra questi due pugili. La prima si era svolta a Buenos Aires, era stata vinta per KO tecnico alla 14ª ripresa da Carlos Monzon. La seconda invece si è svolta a Monte Carlo il 2 giugno del 1973. Carlos Monzon naturalmente è noto agli sportivi italiani perché è il pugile che ha posto fine alla carriera di Nino Benvenuti. Lì c'è stato un grosso errore di valutazione da parte del manager di Nino Benvenuti, Bruno Amaduzzi, non perché Benvenuti potesse evitare in ogni caso la sfida di questo pugile che si proponeva ormai come lo sfidante più qualificato del nostro campione, ma perché lo hanno affrontato senza sapere o senza essere perfettamente consapevoli del valore di questo pugile. Ecco, la prima sfida a Roma, un KO alla 12ª ripresa, la rivincita inutile a Monte Carlo, un incontro finito in poche riprese. Comunque questa volta invece Carlos Monzon affronta in Emil Griffith, tra l'altro a sua volta grande avversario di Nino Benvenuti in tre indimenticabili sfide, per la seconda volta, e sul ring di Monte Carlo le cose non sono state per Monzon così facili come lo erano state sul ring di casa di Buenos Aires qualche tempo prima. Buon divertimento. Carlos Monzon is challenged. È il 2 giugno 1973, il ring è quello di Monte Carlo. Carlos Monzon difende per la sesta volta il titolo dei pesi medi conquistato a Roma nel 1970 contro Nino Benvenuti, contro Emil Griffith. Contro Emil Griffith aveva già combattuto a Buenos Aires nel 1971, il 25 settembre del 71, vincendo per KO tecnico alla 14ª ripresa. He's fought Griffith once before, 2 years ago, and stopped him in 14 rounds, thus becoming only the second person in Griffith's career to stop Griffith at all. Molto più alto Carlos Monzon. Monzon has quite a lackadaisical style, really. He's very upright, he likes to use a left jab, he's a very strong man.
Monzon aveva la struttura del medio massimo, ma riusciva a rientrare nel limite dei pesi medi. L'arbitro è l'italiano Piero Brambilla. Brambilla era stato anche l'arbitro della prima sfida tra Nino Benvenuti e Sandro Mazzinghi, quella del 1965 sul ring dello stadio San Siro a Milano. A good right hand from Monzon. The ring is very small here in Monte Carlo. There's only 16 foot. And that should beat a Griffith's advantage. He's a shorter man, so he's got to get in there. Get in close on Monzon and attack the body. And that's what he's trying to do straight away. Emil Griffith, tre volte avversario di Nino Benvenuti, campione del mondo dei pesi welter. Good left hook from Griffith's and he's prima e poi dei Monzon pesi medi. The referee is Piero Brambilla from Italy. Monzon con il destro. With his steady tattoo of left jab. E poi un destro di Griffith, a traiettoria lunga. Monzon, can you see how he turned him on the ropes, turned the advantage his way, took the right hand, turned Griffith around, went back to the center of the ring. That's where he's most comfortable. He likes to dominate fights from that position. Il destro di Griffith. He's in no hurry. Buon lavoro al corpo di Griffith, poi il destro di Monzon, poi il jab sinistro, tentativo di montante destro, ancora il destro di Monzon. Gancio sinistro di Griffith in uscita. Con colpi dritti. Griffith takes it, comes back. And there rubs his glove in Monzon's face, having to lunge with punches from the outside and barging into Monzon. His shorter stature makes it difficult for him, but he's trying his best, leaping in with punches. Anche se non vanno a segno, tutti i colpi dritti di Monzon tengono lontano Griffith. Strong, still in there. His right eye looks a bit puffy. But it's been a great challenge from Emil Griffiths, a former five times world champion. He's a proud man and he can be proud of his performance tonight. Il destro e poi il sinistro di Griffith. There's Monzon, 4 years younger, but proving himself to be a great fighter. 4 anni di differenza tra i due. 31 anni Monzon, 35 Griffith. Speaks for itself and so does his ability. Col sinistro Griffith, poi il destro dritto di Monzon, poi il gancio sinistro di Monzon, montante destro di Monzon. 30 seconds of the fight and they're having a great exchange in the corner there. Ultime battute del match. Monzon's making sure. Good right hand from Monzon. Destro di Monzon. Twists away from it, but still takes plenty of punch on the head. If he warns them both right at the end. Chiamo volante di Brambilla, Griffith. And there's the bell to end. Ed è l'ultimo colpo di gong. Alzano le braccia entrambi. To acknowledge Monzon, he's raised by his cornerman Howie Albert. Viene portato in trionfo dai suoi uomini d'angolo Emil Griffith, ma è Monzon che vince ai punti e difende dunque per la sesta volta il titolo mondiale dei pesi medi.